La notizia della settimana si risolve con un tapiro che mette d'accordo tutti e fa capire due notizie sostanziali. Che Belen e Stefano De Martino abbiano effettivamente litigato, così come volevano le voci degli ultimi giorni, ma anche che non si tratti di una lite che al momento ha i presupposti per trasformarsi in una separazione di fatto. A darne conferma sono stati proprio i due protagonisti della storia, rintracciati separatamente da Valerio Staffelli. Già ieri vi comunicavamo come l'inviato di Striscia fosse riuscito a consegnare due tapiri distinti a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Fino a qualche ora le notizie erano ancora profondamente confuse, senza la certezza che la lite fosse una bufala oppure una supposizione veritiera. Ecco che a rivelare quanto i due hanno comunicato a Staffelli ed Agospia, che riporta le affermazioni di Stefano prima e di Belen poi. Il ballerino ha confermato di essersi effettivamente allontanato da casa negli ultimi giorni, ma ci tiene a minimizzare il tutto e limitarlo nella sua gravità. È una cosa banale. Ho litigato con mia moglie. Tutti litigano e tutti fanno pace. È la cosa più normale del mondo. E sulle voci riguardanti il suo pernottamento di lusso nell'hotel Bulgari, Stefano ha ulteriormente smentito aggiungendo: già la condizione di stare fuori casa è brutta, perché dovrei andare anche in un posto che non mi piace. Al ballerino napoletano è stato consegnato un mezzo tapiro, l'altra metà è finita naturalmente nelle mani di sua moglie Belen Rodriguez, intercettata successivamente dall'inviato di Striscia. Anche lei nega la gravità della lite, divenuta una vera e propria crisi per la stampa visto il peso specifico della coppia a livello pubblico. Non mi sto separando da nessuno. Io e Stefano abbiamo discusso, come discutono tutte le coppie, e poi faccio pace. Chi se ne frega.